Buona giornata, oggi come vedete faremo un unboxing molto particolare. È particolare perché? Perché ho comprato questi prodotti dallo shop della Lindel tedesca, quindi in Germania. Allora, come sapete in Italia non c'è un negozio della Parkside. Quando vogliamo comprare i nostri prodotti della Parkside, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che siano in offerta volantino alla Lindel. Invece se andate sulla Lidl.de, quindi praticamente la Lidl tedesca, e nella ricerca scrivete Parkside, verrete indirizzati in uno shop della Parkside dove ci sono tutti i prodotti Parkside. I prodotti costano più o meno come qua, qualcosina di meno, però alle volte ci sono delle offerte, come in questo caso ci sono in offerta le fresatrici, queste che vedete al mio fianco, che costano 29,90€ e in più c'è in omaggio anche la spedizione. Però il problema qual è? È che non si può comprare dall'infuori della Germania da questo shop, perché vi fanno iscrivere al sito, se volete iscrivervi, ma quando ci sarà il momento di pagare, quando arrivate al momento di pagare con PayPal, vi verrà fuori una scritta che dice che non potete acquistare perché siete al di fuori dello Stato tedesco. Oggi vedremo come ho fatto comprare dallo shop della Lidl in Germania, seppure io abiti in Italia. In più faremo un unboxing sul prodotto che ho comprato, perché mi sembra un prodotto interessante visto il prezzo. E niente, per settimana prossima creerò anche una recensione. Comprare da questo sito è semplicissimo. Come vi dicevo, basta creare una casella di posta nel sito della mailbox di E. Quando ci iscriviamo al sito e metteremo tutti i nostri dati, ci verrà dato anche un numero di ID. Poi cosa facciamo? Andiamo sul sito della Lidl.de, ci iscriviamo anche lì, ma chiaramente non metteremo l'indirizzo di casa nostra in Italia questa volta, come abbiamo fatto prima. Invece inseriremo l'indirizzo del mailbox di E. In più inseriremo al posto del nome e cognome e l'ID che ci daranno loro, che sarà un codice a 4 o 5 cifre, adesso non mi ricordo. Poi quando compreremo l'oggetto lo metteremo nel carrello, pagheremo e cosa succederà? Verrà inviato nella casella di posta, poi dalla casella di posta ci verrà spedito in Italia. Niente, ora faremo un breve unboxing sul prodotto. E poi vi farò vedere sul computer come ho fatto per registrarmi e per farmi spedire il prodotto qui a casa mia. Questo è quello che troveremo contenuto nella scatola. Chiaramente la fresatrice, ma ne parleremo più avanti. Poi troveremo 6 frese in omaggio con il collo da 8, quindi per le pinze da 8, che è la pinza che troviamo già inserita nella fresatrice. In più troviamo una pinza del diametro del 6, quindi per gli alberi del 6, più piccoli di questi, così chiunque abbia già in casa delle frese col gambo da 6 le può riutilizzare. Ovviamente troveremo una chiave inglese e una brugola per agire sul motore della fresa e quindi cambiare la pinza o aggiungere una fresa nuova. Poi troveremo una guida classica per fare le fresature dritte, un libretto di istruzioni veramente inutile perché è scritto in tutte le lingue d'Europa, meno che l'italiano. In più troveremo questo che serve per collegare l'aspira cenere, l'aspira polvere per il legno, quindi l'aspira truccioli. In più troveremo anche questo attrezzo che si collega sempre qui. E questo praticamente cosa fa? Con questo prodotto si può agganciare qualsiasi tipo di aspirapolvere. Io ho provato ad agganciare la mia, quella che uso per pulire in casa, e si aggancia benissimo. Quindi chi non ha un aspiracenere adibito proprio per questi lavoretti può utilizzare anche uno di casa. In più, cosa molto interessante che non ho trovato in nessun'altra fresatrice, è questo che sarebbe la guida ad accoppiare. Questo attrezzo lo sto cercando, pensate che lo sto cercando da un paio di mesi, per la mia fresatrice della TechLife, che ho fatto la recensione, se vi interessa potete trovarla sul mio canale,
e non li vendono, praticamente li vendono soltanto per le marche blasonate e bisogna comprarle a parte, costano dalle 30 alle 50 euro. Io li ho trovati soltanto per macchinari tipo la Makita, la DeWalt o la Bosch. Niente, ora siamo pronti per vedere la fresatrice. Questa è la fresatrice, è una 1200 volt. Qui, come vedete in alto, c'è una ghiera che serve per regolare la velocità. La velocità va da 1, che sono 11.000 giri, fino a 7, che sono 30.000 giri al minuto. In più troviamo anche un bel cavo molto lungo, quindi molto comodo da utilizzare. Se fate dei piccoli lavoretti non servirà neanche la prolunga. La fresata è di 55 mm, quindi la macchina scende abbastanza, si possono fare delle belle fresate. Qui troviamo l'asta per la regolazione delle fresate. Più abbassiamo l'asta, chiaramente, più la fresata viene più bassa. Questo, abbiamo anche il castelletto, questo serve anche questo per tenere delle regolazioni. Vedete che è fatto a gradini. Cosa molto interessante poi che ho trovato su questa fresatrice è una sicurezza. Come vedete, il bottone per far partire la fresatrice non funziona fino a quando non agiamo sul tasto, quindi premendo il tasto, allora vedete, sentite, funziona anche il tasto per far partire la macchina. Se giriamo la macchina troveremo i due supporti per avvitare, come vedete, la guida di cui vi parlavo prima. La macchina è molto pesante, ma comunque è molto solida, si sente dalla plastica che è molto dura, molto, molto solida. L'unica cosa che non mi è piaciuta in confronto alla fresatrice da TechLife che ho sono le impugnature, che sono completamente in plastica e sono anche, vedete, dritte. Invece i manici della fresatrice della TechLife sono molto ergonomici, sono in gomma, in una gomma molto comoda, e in più qui così hanno anche il disegno delle dita. Quindi quando fresate, se dovete usare la fresatrice per parecchio tempo, questa magari vi stancherà le mani, invece quell'altra non darà questo problema. Niente, ora siamo pronti per andare sul computer e vi faccio vedere come ho fatto a iscrivermi e a comprare dal sito tedesco. La prima cosa da fare è andare su Google e scrivere mailbox DE. Come vedete, aspettiamo un secondo che si traduca tutto in italiano. Poi qua in alto effettueremo la registrazione. Mi raccomando, qua dobbiamo inserire i nostri dati, quelli veri, quelli italiani. Poi loro ci daranno un numero ID che è importantissimo, che sarebbe questo, mailboxde.com/gmbh, e un numero di codice che sarebbe il nostro numero di codice. Poi vi verrà data una via col numero, la mia non era questa, quindi vuol dire che era un altro mailbox. Poi invece il codice postale, la città e il paese chiaramente era quello. Poi cosa facciamo? Apriamo un'altra pagina, andiamo su lidl.de, aspettiamo anche qui che si trasformi in italiano, che il traduttore traduca in italiano, e anche qui effettuiamo la registrazione. Io qua chiaramente sono già iscritto. Vedete? Ma vi faccio vedere, metto i miei dati. E dobbiamo riempire questi due indirizzi, praticamente indirizzo di fatturazione e indirizzo di consegna. Premiamo sul primo. Ecco, e qui inseriremo i dati che vi ha dato Mailbox. Come vedete, mailbox.com/gmbh e l'ID che sta a testimoniare la nostra registrazione. Come vedete la via era diversa e anche il numero civico verrà inserito qui. Qua in alto mettiamo il nostro nome e cognome vero, comunque sono opzionali, potete mettere anche un nome sbagliato. Qui invece inseriremo il codice postale, il paese, lo stato,
e poi salveremo. Faremo la stessa identica cosa con indirizzo di consegna. Niente, poi andiamo qua in alto e scriviamo Parkside. Ecco, adesso andiamo su quello che vogliamo comprare. Vedete, questo è lo shop della Parkside. Io vi faccio un esempio. Qua c'è la fresatrice, come vedete, questa è la fresatrice che ho comprato io. Aggiungiamo il pezzo, lo paghiamo e ci verrà inviato direttamente sul, come si dice, al nostro mailbox. Poi il nostro mailbox ci chiamerà, ci contatterà, pagheremo e ci verrà spedito.